questo Scilipoti, guardando attentamente uno si accorge che prima di fare il parlamentare era medico, era specialista in ginecologia, si occupava di oncologia, girava il mondo, parlava, cercava di portare avanti tutto ciò che sta tentando di portare avanti all'interno del Parlamento. Meglio Scilipoti o Berlusconi? Voglio dire, in questo contesto penso che sia meglio Scilipoti. Sentito parlare di lui, cosa ne... Va bene, bene, con impegno e tutto, sì. Quindi si fida di lui? Sì, molto. Lo accusano di essere stato incoerente il passaggio da Di Pietro a Berlusconi? Tutta l'Italia è incoerente. Io sono un semplice parroco, quindi non sono assolutamente abituato a parlare in questi contesti. Sono un umile prete di campagna. Da molti anni, da 20 anni, io cerco di diffondere la devozione cattolica agli angeli, quindi fra poco faremo questa preghiera agli spiriti celesti, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, che disponi con ammirabile ordine gli impieghi degli angeli e degli uomini. C'è un punto del programma di Scilipoti, l'olismo. Lei l'ha letto? Onestamente no. Spiegami che minchia l'olismo, che te lo spiego. Cosa ti piace? No, non è forno, lasciamo stare. Tra i punti del programma di Scilipoti c'è la diffusione dell'olismo. Consapevole. Qual è la regione con il maggior numero di delegati? Di delegati credo sia la Sicilia, credo, però non sono sicuro perché io non mi occupo di questo, ma credo che sia la Sicilia. Ma non ci sono numeri? Guardi, abbiamo in questi giorni un sacco di confusione perché preparare un congresso in fretta e furia impedisce di avere un coordinamento totale delle cose, tra l'altro io poi non posso occupare di tutto. In quanto tempo l'avete preparato il congresso? Consigliere, un mesetto. Come si chiama, da dove viene, che lavoro fa? Io mi chiamo Gianluca Castello, attualmente non svolgo attività lavorativa, mi occupo però del marketing, della strategia del movimento di responsabilità nazionale. Quali sono le strategie di marketing del movimento? Queste sono riservate perché ogni strategia è basata su informazioni che non possono essere divulgate facilmente. Non ci può anticipare niente? L'inno nazionale sicuramente. Okay. Meglio Scilipoti o Berlusconi? Scusate. Meglio Scilipoti o Berlusconi? Ciao! Le ragazze? Le ragazze sono tutte indossatrici mie perché io ho una scuola di moda e sono un artista. Ho sposato il progetto perché io sono la redattrice di questo progetto. Conosce da tempo l'onorevole Scilipoti? Conosco, ma anche il dottor Giovanni Bonci. Per amicizia. Condivide i valori del movimento? Per amicizia sì. Per amicizia li condivide? Sì, sì. Che il 14 dicembre si era permesso di ribellarsi alla lobby che esiste all'interno del Parlamento di 5 parlamentari che decidevano per 635-630 e dire che cosa doveva essere fatto all'interno del Parlamento. Scilipoti ha il coraggio di ribellarsi a un sistema dittatoriale ma con la maschera della democrazia che decide per conto e per nome dei parlamentari all'interno di quel Parlamento.